Benvenuti a tutti. L'occasione di mettere insieme tanti professionisti del settore e poter dare il nostro contributo per divulgare informazione, quindi fare formazione e creare cultura su argomenti complessi come può essere un approccio multidisciplinare, l'epigenetica, la biofisica che considero il rovescio della medaglia della chimica e della biochimica, naturalmente ha come obiettivo di fare in maniera che poi tutte queste cose vengano ampliate, discusse in un corso di alta formazione che, come vedete anche dalla diapositiva, stiamo organizzando. Quindi se siete interessati ad approfondire poi tutti questi temi che affronteremo da qui al 19 e poi anche gli altri, potete far altro che mandare un'email e chiedere maggiori informazioni. Detto questo, partiamo, perché i tempi sono strettissimi. Farò un riassunto partendo dal fatto che dico sempre: il DNA non è il tuo destino, e un approccio multidisciplinare che prevede l'avere a cuore la consapevolezza che non possiamo, passatemi dei termini semplici, io parlerò in termini tecnici, non medici, perché poi dopo il dottor Allegrini approfondirà, anche perché non sono un medico, quindi sono un tecnico. Quindi parlerò in termini anche semplici per far capire anche alle persone che sono incuriosite, sono collegate, che un po' noi siamo abituati a guardare dal buco della serratura, ma non apriamo mai la porta per poi andare a vedere a fondo le varie problematiche. Allora, quando parliamo di questo, se vogliamo fare vera prevenzione, non possiamo prescindere dal fatto che l'ambiente, lo stiamo vedendo in questi giorni, può determinare una concausa importante. Ma nell'era dell'inquinamento noi siamo abituati ad affrontare i problemi che vediamo, ma quelli che non vediamo no. Basta pensare alle sostanze chimiche dentro i cibi, non le vediamo, però poi quando le mangiamo sappiamo i problemi che creano. Lo stesso anche i campi elettromagnetici, le radiazioni di tutti i tipi. Si sente ancora parlare di grano addirittura radioattivo, ma è un po' passato in cavalleria, no? Su quello che noi abbiamo mangiato e continuiamo a mangiare di cibi che non sono poi molto compatibili con la nostra salute. Allora, ecco questo corso di alta formazione, perché vogliamo proprio fare chiarezza e dare anche degli strumenti. Quando parliamo che la vita è urgente, il DNA non è il tuo destino, dobbiamo rifarci a questa pagina di copertina del Time nel 2001, che ha detto chiaramente, ha sancito proprio una linea di confine tra il vecchio paradigma e un nuovo paradigma. Quindi il fatto che l'epigenetica è una vera e propria rivoluzione nel mondo della medicina, della scienza, della ricerca, anche perché rileva tutte quelle scelte che noi facciamo, mettono in condizione di essere responsabili anche della vita delle future generazioni. Quindi tutto dipende dalla scelta che noi facciamo. Ma non solo. Noi sappiamo che proprio l'epigenetica è il fattore importante, perché continuiamo a avere a che fare con le proteine, e le proteine noi le maneggiamo grazie al software della vita, cioè tutti quei fattori che poi interferiscono con la nostra salute. Dovremmo partire da un fatto che, perdonatemi che ho dovuto silenziare, che sicuramente gli studiosi, ormai andando avanti, se vedete qui sotto ci sono tre siti importanti, e il professor Morgante è un grande studioso, ricercatore di questo, ci dice che la memoria nei geni, genetica o epigenetica, no, sicuramente l'ambiente, lo stress, l'eredità, fa la differenza. Cioè noi dobbiamo sicuramente lavorare su questi fattori. E quando si parla di eredità, dobbiamo parlare di tante cose. Sappiamo che, lo vedremo,
l'Istituto Tumori Ricerca sul Cancro si dice che le malattie sono trasmissibili anche alla terza generazione, stanno molto studiando, cioè quello che fanno i nostri genitori, soprattutto la madre, la linea materna, la disfunzione mitocondriale, lo approfondiremo questi, quindi sono tutti argomenti che vogliamo portare nella scuola di alta formazione. Cosa dire quindi del fatto che dobbiamo intervenire su tutti quei fattori che poi vanno a rimodellare la cromatina, quindi la regolazione del microRNA e altro ancora. Questa epigenetica, per esempio, no? Il bambino sulla destra sappiamo che è genetica, ma questa epigenetica probabilmente, come ci insegna anche il professor Burgio, gli dice questo è stato programmato nella pancia della madre. Quindi il fetal programming. Quindi dobbiamo partire da un presupposto. Allora, sappiamo che l'informazione è prevenzione, sappiamo che l'epigenetica ricopre un ruolo fondamentale perché sta sopra la genetica, sappiamo che tutti i fattori come l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, il movimento, queste cose le conoscete benissimo, ma probabilmente non le mettiamo tutte assieme. Probabilmente ci stiamo scordando anche del ruolo, sappiamo quanta per oggi quante persone vitamina D sì, vitamina D no, ma sappiamo che è fondamentale, no? Noi ci carichiamo al sole, soprattutto d'estate. Quindi adesso che siamo confinati in luoghi chiusi, magari con sostanze chimiche, detersivi, disinfettanti, tutte cose che respiriamo, e i campi elettromagnetici che sono la ciliegina sulla torta, quanto questi possono ricoprire un ruolo fondamentale nell'abbassare il nostro sistema immunitario? Io penso che se i campi elettromagnetici abbiamo visto che hanno un'azione sul fatto che comunque invertono la polarità delle nostre membrane cellulari, invertono proprio la polarità del funzionamento delle nostre cellule, probabilmente qualche danno lo creano. E poi la neuroendocrinoimmunologia, la psicologia e tutto il resto. Però dobbiamo partire da un presupposto che non sento ancora parlare di ossigeno. Ossigeno come forma di prevenzione. Diamo l'ossigeno in fin di vita e sappiamo quanto sia indispensabile oggi l'ossigeno per salvare la vita, lo dico da 22, 23, 24 anni questo, eppure non se ne parla. Allora la fonte di vita, la carenza di ossigeno sappiamo che provoca acidosi, l'acidosi provoca stress ossidativo e quindi l'infiammazione. Questo probabilmente potrebbe essere una concausa congenita anche in l'infiammazione silente, che anche di questo se ne parla poco, dove l'epigenetica poi è il grilletto, no, che provoca alcune situazioni. Dobbiamo partire, questo è un omaggio che faccio al grande Stagnaro, perché pensate nel 1981 lui l'ha presentato a Siena, all'Università di Siena, alle Scotte, parlando di microangiologia e microcircolazione, e parlò proprio, presentò i suoi lavori sull'istangiopatia congenita, acidosi, enzima metabolica, probabilmente la partenza dei vari, delle varie costituzioni. Allora dico, bene, questo probabilmente potrebbe essere un punto di partenza da discutere, da approfondire e intervenire, come ci parlerà poi anche il dottor Bartolomeo Allegrini sulle varie costituzioni. E però non dobbiamo fare i conti con l'inquinamento, perché se vi parlo di quando è che avete sentito parlare di inquinamento, beh, oggi girano su WhatsApp di tutto e di più, e io dico anche tanta spazzatura, però nello stesso tempo questa è la realtà. Adesso sì, l'inquinamento si è abbassato, ma quando ritorneremo operativi, anzi aumenterà, dovremo aumentare le produzioni, dovremo comunque ritornare in macchina, dovremo respirare aria malsana ancora una volta, e senza considerare che l'inquinamento dei luoghi dove si vive, dove si lavora, è dalle 3, 4, 5 volte più inquinato che all'esterno. E ancora io mi ricordo, lavoravo con l'Istituto Tumori di Milano con la pneumologia anche, e alcune ricerche che abbiamo fatto proprio dimostravano, pensate, il fumo di una sigaretta per abbattersi al suolo impiega 500 ore, una boccata di sigaretta. Pensate nei luoghi chiusi, non solo la sigaretta, ma tantissime altre sostanze chimiche dannose, quanto permangono e quanti i nostri bambini possono respirare.
e pensate nelle città, eccetera, eccetera. E tutte queste cose mi piacerebbe portarle proprio alla scuola di formazione con i massimi esperti del settore. E poi i metalli pesanti, sappiamo quanto siano in alcuni casi una concausa nelle patologie neurodegenerative, abbiamo fatto dei lavori molto importanti. Beh, siamo abituati a comprare pubblicità e vivere in un mondo ormai malato, non so se siete d'accordo con me, ma c'è poco da fare, inutile prendersi in giro. Abbiamo visto cosa sta arrivando dalla Cina, come producono certe cose, non c'è igiene, non c'è, noi ci chiedono tutte le igiene possibili e immaginabili, poi però qui consumiamo cose fatte in posti che non hanno proprio il massimo di igiene. E questa è la situazione, questa è la fotografia del nostro mondo. Cosa possiamo fare insieme? Dobbiamo incominciare a condividere, formare, informare i danni da campi elettromagnetici. Com'è possibile che noi prendiamo in considerazione solo quello che vediamo? Eppure un dito dentro la presa della tensione non ce la, della corrente non ce la mettiamo. Sappiamo che prendiamo la scossa e rischiamo la vita. Però continuiamo a sottoporre la nostra testa, il nostro cervello, le nostre cellule in un ambiente continuamente bombardato da campi elettromagnetici. Questo è un problema. Perché il problema? Perché sappiamo già che ha una probabilità di essere cancerogeno, come la Yarcia ci diceva, e comunque non si può dare a un bambino un cellulare a 2 mesi per ascoltare la fiaba, o fino a 15 anni dovrebbe essere vietato, dovrebbe essere usato con cautela, però è diventato un babysitter, non abbiamo più probabilmente la formazione, l'educazione, la forza, non lo so, ma è veramente, secondo me, stiamo andando a una follia. Non dico che la tecnologia non sia importante, anzi, siamo qua, stiamo comunicando e grazie alla tecnologia, ma non possiamo andare avanti così, dobbiamo proteggerci. E questo è lo studio dove lo IARC diceva, attenzione, probabile rischio cancerogeno. Ci sono anche tante altre cose che sono a rischio cancerogeno, però questo penso che sia sempre più attuale. E poi adesso sta arrivando il 5G, in alcuni posti c'è il 6G, insomma si salvi chi può. Quindi se fa uno studio l'industria ci dicono che non c'ha effetti, se fa lo studio un'università indipendente si dice probabilmente qualche danno lo fa. Allora cosa scegliere? Bisogna assolutamente informarsi, limitare i danni, proteggersi, come dai tralicci dell'alta tensione, il wifi continuamente acceso anche la notte, dobbiamo spengerlo, il telefono fuori dalla stanza, perché viviamo in questa condizione, viviamo in una condizione dove sempre più radiazioni colpiscono e crea una concausa nella varia infiammazione delle malattie. Bisogna stare molto attenti. L'acqua a contatto con i campi elettromagnetici, vedete dagli studi, ha dimostrato comunque un'azione che danneggia la nostra acqua, e noi siamo l'80% di acqua, 99% di molecole d'acqua. Questo è uno studio importantissimo, l'ho pubblicato anche stamani sulla la pagina del blog su Facebook, vedete aumento del linfoma, leucemia e melioma, e questo è uno studio sui militari, ma noi ormai siamo militari. Anzi, probabilmente i militari non stanno 24 ore su 24, no? Come stiamo noi in casa sottoposti a queste radiazioni col telefonino in mano. Comunque, guardate, l'ambiente agisce sui geni. Noi dobbiamo capire una cosa importante, e penso che voi lo sappiate meglio di me. Noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno c'è l'energia per la vita. Ora, cosa mangiamo e cosa respiriamo? Sappiamo che non abbiamo più un menù, anzi, adesso per un po' ci dobbiamo scordare anche il ristorante, ha voglia che menù. Però non possiamo scegliere a volte i cibi se sono sani oppure non sono sani. Quindi la combinazione dell'importanza e ruolo che ha l'apporto di ossigeno e idrogeno è fondamentale, quindi scegliamo i cibi migliori, biologici, magari filiera corta, perché è fondamentale per la nostra vita. Noi funzioniamo grazie all'energia prodotta all'interno delle nostre cellule, forse ce ne scordiamo. Diamo da mangiare, tutte le diete possibili e immaginabili del mondo, ma sappiamo benissimo che se il motore della nostra macchina non va, è inutile che continuiamo a fare rifornimento. Dovremo probabilmente mettere
a posto i nostri mitocondri, il DNA mitocondriale, capire se c'è un reale rischio congenito, capire se la nostra costituzione, e lo vedremo dopo. Quindi andiamo in ipossia, l'ipossia provoca un danno ai tessuti, i danni ai tessuti provocano un'ischemia di perfusione anche, se c'è un'iperossia, e quindi poi superamento delle difese antiossidanti, e sappiamo che o da una parte o dall'altra c'è un problema. Quindi dovremo mantenere i livelli di ossigeno in maniera ottimale. Dovremo mantenere questi livelli, i nostri tessuti, e lo vediamo ancora adesso. Pensate adesso a alcuni studi che stanno facendo con l'ossigeno zonoterapia, quanto stanno dando risultati. Ma vedete, dobbiamo sempre intervenire quando è troppo tardi. Io dico, interveniamo un po' prima. E il premio Nobel del 2019, proprio di settembre dell'anno scorso, è un'altra conferma, dopo Warburg, dopo Gitton, che ormai il libro di fisiologia e fisiopatologia parla chiaro, ma probabilmente è stato dimenticato. Allora, possiamo convincere le persone a cambiare stile di vita, incominciare a mangiare cibi sani, non certo le 4 o le 5 P, come ci dice sempre anche il mio amico Mariani, dice le 4 o le 5 P, attenzione, pane, pasta, pizza, patate. E dovremmo cambiare un pochettino, verdura. Le proteine dove sono oggi? È un po' un problema. Allora le malattie sono in aumento, 4 su 10 muoiono infarto ictus, poi al di là delle statistiche, lo vediamo, è sempre un'opinione ormai, ma le patologie neurodegenerative, aterosclerosi metabolica, i tumori sono in aumento. Quindi è chiaro che se arriva una pandemia e prende una persona con un reale rischio congenito, con problemi respiratori, con asma, allergie, eccetera, sicuramente il problema viene amplificato di molto e i problemi stanno sotto i nostri occhi da tutte le parti. Quindi aumentare il sistema immunitario, poco sento parlare di omocisteina, poco sento parlare di protezione, tenendo bassi livelli di omocisteina e altri parametri, lo stress ossidativo, la lipidomica della membrana cellulare, le carenze nutrizionali, vitamine, minerali, aminoacidi, enzimi, eccetera, eccetera. E lo sappiamo. Ma questo, dobbiamo fare i conti sul fatto che, pensate, che una vera strage, 500.000 morti premature in Europa, vuol dire che non sono neanche nati questi bambini. E l'Italia è uno dei paesi dove sono morti una maggiore quantità di bambini. Perché questo è il problema. Distruttori endocrini, metalli pesanti, particolato eurodisperso. È tutta una serie di problematiche legate al fatto che comunque tutto quello che fa la mamma viene passato al feto e quindi viene passato al bambino nel corso della vita. Quindi soprattutto la disfunzione mitocondriale. Certo, si dice che l'epigenetica è reversibile quando è dannosa, ma se c'è una disfunzione mitocondriale bisogna lavorare, bisogna capire come mettere a posto la funzionalità dei nostri mitocondri. E poi il microbiota, alcuni di voi sono dei maestri su questo, fanno corsi importanti, e non c'è solo l'intestino, c'è tutto, c'è la bocca, la pelle, no? Il cuoio capelluto, c'è tutto, quindi tutto microbiota, non teniamo conto solo dell'intestino. Si dice che la digestione inizia in bocca, quindi anche lì da tantissimi fattori. E noi possiamo mapparlo oggi. Pensate che uno strumento di rivoluzionario che mi piacerebbe, potrebbe essere, che entrasse nella pratica clinica perché migliora l'anamnesi, può dare una mano nel capire quali sono quei fattori che stanno stressando l'organismo di quella persona e iniziare a lavorare. Naturalmente non è una diagnosi, è uno strumento di supporto all'anamnesi. Perché dobbiamo lavorare qua? Vedete le cellule, vedete qui a sinistra, l'ovocita, la mola, eccetera. Qui dobbiamo lavorare sul fatto che le donne e gli uomini prima del concepimento devono essere sani. È inutile smettere di fumare quando si è rimasti incinta e alcune poi continuano a fumare, anche gli uomini fumano e magari fumo passivo. C'è di tutto e di più, perché cellule sane si moltiplicano in maniera sana e come ci insegna
il professor Piermiaro Biava, che avremo ospite il 19, ci parlerà della riprogrammazione epigenetica delle nostre cellule. Quindi se perdiamo questi fattori di riprogrammazione cellulare, andiamo incontro ai danni e quindi a malattia. Disfunzione mitocondriale, epigenetica, riprogrammazione cellulare, inquinamento. E poi ci mettiamo anche il nostro atteggiamento nei confronti della vita e i pensieri, insomma, si salvi chi può. Allora proteggiamo la vita. Ecco qua la conferma, vedete l'AIRC, nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica. Io dico, ma non si può parlare solo di tumori, dobbiamo parlare di infiammazione prima, perché c'è l'infiammazione e ci sono tantissime altre malattie, le malattie cardiovascolari, ma anche la stanchezza cronica, la fibromialgia, i dolori. Tutto parte da un punto di vista epigenetico e da una riprogrammazione epigenetica cellulare e da una disfunzione mitocondriale. E quindi gli studi ce ne sono parecchi. Qua c'è la statistica delle vari problemi, in fondo oggi ci dovremmo mettere anche coronavirus o Covid-19, ma vedete, le cose sono veramente una vera e propria pandemia oggi, se andiamo a vedere dall'Alzheimer fino alle malattie circolatorie. E queste sono le fonti, ce le dà l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi dobbiamo fare presto, dobbiamo, una volta che andremo fuori di qua, aumentare un pochettino la visione e vedere le cose a 360 gradi. E ce lo dice anche questo documento del Senato della Repubblica, gli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori e delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica. Dobbiamo assolutamente fare presto. Anche qui vedete, il Senato della Repubblica ci dice proprio in questo documento come l'inquinamento influisce a livello epigenetica sul feto. Quindi ormai lo sappiamo. Allora dobbiamo rimettere in moto il motore delle nostre cellule a livello cellulare, dobbiamo incominciare a parlare di vera prevenzione, dobbiamo parlare di giusto apporto della quantità di ossigeno e cercare di riportare la nostra mente a evitare i problemi invece che risolverli, perché siamo sempre di corsa e arriviamo troppo tardi spesso. Ecco l'epigenetica, rafforzare il sistema immunitario da tutte queste interferenze, lavorare sulle cellule, che ne abbiamo 100.000 miliardi, ma soprattutto i mitocondri, il DNA mitocondriale a livello nucleare, le patologie, se è vero che si sviluppano a livello cellulare e dove vivono le nostre cellule, mesenchima, tessuto connettivo, chiamatelo come volete, ma la lipidomica, l'infiammazione, la protezione dei glicocalici della membrana cellulare è fondamentale, è veramente fondamentale, tutti gli enzimi, coenzimi, l'assimilazione, la biodisponibilità dei cibi. E quindi è fondamentale lavorare sui mitocondri, tutto parte di lì, l'uomo all'età dei suoi mitocondri. E questi sono studi importanti che sono stati pubblicati. La Fondazione di Medicina Mitocondriale ci dice che tutto parte da una disfunzione mitocondriale e le malattie mitocondriali, questo è un altro studio interessante, influenza anche il microbiota. Allora probabilmente bisogna fare un passo indietro e riniziare. Oh, è nato prima l'uovo o la gallina? No, qui è nato prima il fatto che il mitocondrio, la cellula, una disfunzione mitocondriale potrebbe condizionare tutta la nostra cellula. E ce lo dice qua, guardate, le mutazioni del MIT DNA ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie a esso correlate. Quindi è un ruolo importante. Il MIT DNA determina la composizione della comunità del microbiota intestinale. Cominciamo a unire i puntini e non escludere, cioè unire le forze anche per tutte le varie discipline e possibilità che abbiamo di intervenire. La Fondazione di Medicina Mitocondriale ci dice, attenzione, qui è il problema. Allora ricarichiamo le nostre batterie, potrebbe essere una soluzione. Attenzione all'ereditarietà, perché la mamma trasmette malattia. Oggi ci sono anche studi che dicono che nel momento del concepimento anche il maschio ricopre un ruolo fondamentale, perché il liquido seminale maschile è sempre più contaminato da sostanze chimiche tossiche, metalli pesanti, eccetera. Quindi non c'è neanche una grossa mobilità mitocondriale negli spermatozoi, quindi c'è anche un'infertilità,
Bisogna stare molto attenti e ricordatevi che le radiazioni, i campi elettromagnetici provocano infertilità. Quindi questi bambini che utilizzano il cellulare in età precoce possono diventare anche sterili e soprattutto danneggiare, avere tanti danni. E gli studi ormai ci sono, se li volete. Poi domani ci sarà proprio una lezione del dottor Gelli proprio su questo, questa situazione, con tutti i dati scientifici, quindi non mancate. Quindi la presenza di numerosi mitocondri per la produzione di energia, vedete, se non funzionano, condiziona proprio la fertilità. Ecco l'importanza dell'ATP. Se una mela marcisce, la prendiamo, la buttiamo fuori e la buttiamo via, se cade alle nostre cellule non ce ne accorgiamo. Allora, cosa fare? Fare prevenzione. Dobbiamo accorgercene prima. Mettere a posto tutte queste situazioni, tutti i fattori epigenetici, conoscerli uno a uno e intervenire prima. E questo grazie alla possibilità di capire che probabilmente le costituzioni influiscono. Lo vedremo tra poco con il professor, con il dottor Bartolo Allegrini, Bartolomeo Allegrini, quanto incidono queste. Quindi, guardate, questo è un regalo che mi fece il grande Sergio Stagnaro, lo voglio condividere con voi. Vedete qui le condizioni per la prevenzione preprimaria e preprimaria. Poter tracciare la linea demarcazione che, dalla nascita, che separa i sani dai predisposti, saper riconoscere individui con reale rischio congenito dipendente dal terreno, localizzarlo, quantizzarlo e monitorarlo. Lo strumento impiegato deve essere non costoso, affidabile e veloce. Disporre di una terapia medica non costosa per ristrutturare i mitocondri, il DNA mitocondriale, l'endotelio, il sistema immune, esempio il timo, rafforzare quindi il sistema immunitario, e perché questo potrebbe dare un grosso aiuto per la prevenzione e eliminare i reali rischi congeniti. Possiamo intervenire, lo sapete meglio di me, attraverso l'alimentazione, l'integrazione, la lipidomica, la genetica, l'epigenetica, il test di quelli di qua, ce n'è tanti. Io penso che poi quelli sotto sono terapie. Allora, cosa possiamo fare prima di arrivare alle terapie? Attenzione all'integrazione alimentare. È importantissima l'integrazione se non c'è un'alimentazione corretta, ma oggi chi è che fa un'integrazione corretta? Dobbiamo assolutamente preferire integratori spray sublinguali che possono aiutare a assimilare meglio le forme di somministrazione ottimali. E domenica ci sarà una lezione importante di Mauro Miceli, il professor Mauro Miceli, su tutto il discorso infiammazione e carenza di ossigeno, eccetera. Quindi cosa fare? Noi proponiamo, come sapete, da anni un nutraceutico che si chiama Selfood, e magari qualcuno di voi non lo conosce, però si prende a gocce in un bicchiere d'acqua e questo permette di aumentare l'ossigeno e il consumo di ossigeno a livello mitocondriale. Gli studi sono tantissimi, ora non c'è il tempo per parlarne, però sull'endotelio, e sapete quant'è oggi il ruolo dell'endotelio per proteggere il sistema cardiovascolare, microcircolatorio e non solo, sappiamo quanto questo sia fondamentale. Questi sono i mitocondri delle cellule endoteliali in ipossia, dopo l'apporto di questo nutraceutico, guardate cosa accade, vedete, prima e dopo. Vuol dire che c'è una riattivazione del sistema mitocondriale e quindi un aumento consumo di ossigeno e soprattutto anche una riattivazione della superossimo dismutasi, che sapete è un antiossidante fondamentale. Guardate qui addirittura gli esperimenti evidenziano risultati interessanti anche per quanto riguarda l'effetto sui linfociti. Gli studi dicono tante cose, però potete poi, se siete interessati, richiederci. Sono stati fatti studi anche su pazienti importanti, vedete la situazione, sclerosi multipla, Parkinson, fibromialgia, gli studi su tutti i pazienti sono stati comunque monitorati su tutta la capacità antiossidante. Questi sono i dati, vedete aumento della B12, aumento della capacità antiossidante, diminuzione dei radicali liberi, si è visto la riduzione delle LDL ossidate, si è visto comunque che tutti i parametri sono migliorati e questo è il risultato. Superiore rispetto a quello di altri integratori comunemente utilizzati per via della riattivazione mitocondriale. Abbiamo fatto lo studio pubblicato
come vedete, è anche pubblicato su 230 pazienti, quindi ormai abbiamo anche casistica importante da poter presentare. Poi studi sulla fibromialgia, è stato pubblicato con uno studio su OncoTarget nel 2015, comunque li trovate tutti su PubMed. Questo è un regalo ultimo che abbiamo avuto alla pubblicazione dall'Istituto Tumori Reginelli di Roma, dove è stato accettato e quindi pubblicato questo studio, dove dimostra la riduzione della massa tumorale, naturalmente associato alle varie terapie standard, fino al 70%. Allora, ripartendo da questo, dove l'informazione e prevenzione, tutti questi fattori possono condizionare pesantemente la nostra salute, noi dobbiamo partire dal fatto che possiamo creare un report, e questa è la presentazione della nostra nuova tecnologia che stiamo lanciando in Italia. Con questo report noi possiamo prendere, sappiamo, un biomarker affidabile che è il bulbo del capello, il capello utilizzato per mappare le persone che magari fanno uso di sostanze stupefacenti, oppure per capire se quella persona è intossicata da metalli pesanti, oppure se lavora, vive in una zona inquinata. Sappiamo che il capello potrebbe essere, anzi è, un biomarker interessante. Il bulbo ancora di più, perché se il bulbo riusciamo a leggerlo entro un minuto da quando lo preleviamo, è come fare uno studio in vivo, non lo mandiamo in giro per il mondo e viene condizionato e poi, da un punto di vista epigenetico e dal laboratorio e da chi lo fa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si ossida quando noi lo mandiamo in giro. In questo modo anche la NASA usa questi sistemi, vedete? Preleva il capello e fa questo studio importante. Guardate, è stato utilizzato in questo momento il capello come biomarker per i disturbi psichiatrici. E quanto sia importante anche prelevare il bulbo del capello, 4-5 bulbi del capello dalla zona occipitale e poi fare una scansione e leggere tutte le informazioni dal punto di vista biofisico. Le informazioni dal punto di vista biofisico sono preziose, sono molto precise. Faccio un esempio: se voi vi sintonizzate su Radio 24, se la rotella va un pochettino fuori da Radio 24, da quella frequenza, voi non la sentite più o sentite gracchiare. Quindi vuol dire o la frequenza è precisa o non c'è. E lo stesso un sistema biofisico in grado di leggere le frequenze di quei fattori. Lui genera uno spettro di frequenze, questo spettro di frequenze generato da questa bobina va in risonanza con il bulbo del capello e genera un report di tutte le informazioni di questa caratteristica onda caratteristica di quella persona e di quel bulbo del capello. Quindi noi possiamo avere tutti questi dati a disposizione per valutare meglio, fare un'anamnesi molto più precisa, cose che noi non possiamo sapere, dove vive, dove dorme, dove lavora, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono tutti i certificati che noi abbiamo a disposizione. Comunque, se avete bisogno, noi ve li mandiamo. L'FDA ci dice che possiamo dire che questo strumento serve per promuovere la buona salute, uno stile di vita sano e motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e di benessere. Viene utilizzato anche dai centri MIR di Medicina Integrata della Riproduzione, so che ci stanno seguendo e li ringrazio tanto, la Sebastiana Pappalardo, Luigi Montano, Marco Firmo, insomma, medici che hanno visto questo strumento può essere veramente molto utile come supporto per capire meglio cosa fare nei confronti di questi pazienti e le persone. Se prevenire è meglio che curare, penso che avere questo approccio multidisciplinare possa essere interessante, ce lo dice anche il CNR di Bologna. Allora, modulare l'ossigenazione cellulare è la prima via per la prevenzione. Perché dobbiamo far ripartire il motore delle nostre cellule in modo che la modulazione epigenetica, gli interferenti, i fattori che interferiscono, possono essere controllati meglio. Quindi noi possiamo rispondere meglio a tutto quello che stiamo subendo, sia che sia un virus e sia che sia una sostanza tossica. Allora, 17.05, ho fatto una maratona. Quindi perdonatemi se sono stato veloce, ma tutti questi argomenti vengono poi affrontati dai medici nelle varie conferenze, nei vari seminari e poi nella scuola di alta formazione.
voglio proprio esplodere quegli argomenti che avete visto da un punto di vista scientifico per dare questa opportunità di formazione sempre più mirata, aiutare le persone a vivere meglio, ma soprattutto a prevenire. Vi lascio con un messaggio. Il messaggio è l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. Questo lo dico sempre in tutti i seminari, forse ce ne scordiamo quanto la vita sia urgente, ma qui dobbiamo intervenire. Dobbiamo assolutamente ritrovare i valori e probabilmente, a parte lo tsunami economico e sociale, sanitario che stiamo subendo, ma i valori, probabilmente adesso ci accorgiamo di quanto sia preziosa la libertà di fare quello che vogliamo e quanto sia prezioso il fatto che ti manca l'abbracciare una persona. Ecco, probabilmente queste cose ce le stiamo scordando e penso che dovremmo trasformare la nostra paura in amore e la rabbia in amore e non certo in cose che non servono a nulla, servono solo a dividere. E quindi perché l'amore senza la vita, senza amore non ha senso, assolutamente non ha senso. Vi ringrazio di avermi ascoltato e del vostro prezioso tempo. Se avete volete maggiori informazioni sulla scuola di alta formazione, volete avere chiarimenti su tutto, basta mandare un'email. Grazie di cuore.